Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo della Triumph perché poche ore fa, ieri mattina, la casa inglese ha presentato una novità, tra virgolette, che potrebbe essere interessante per il prossimo anno, la nuova Tiger Sport 660. Quindi, dopo aver lanciato la nuova Tiger Sport 800, arriva anche la sorella minore 660 in versione aggiornata per il prossimo anno, una moto interessante. Perché migliora lato tecnologia di serie e il prezzo rimane invariato. Quindi adesso, prossimo anno, avrete una moto che costa come la versione precedente, ma con un pacchetto elettronico più completo. Da una parte una cosa molto positiva per invogliare sicuramente i nuovi acquirenti, dall'altra parte chi ha comprato questa moto magari l'anno scorso, 2 anni fa, dirà ok, però potevano anche pensarci prima. Diciamo che io la vedo un po' come una mossa probabilmente per contrastare un po' magari l'arrivo dei cinesi e delle vendite non proprio esaltanti, insomma, ultimamente della Triumph. Comunque una moto interessante, soprattutto una cosa che veramente apprezzo molto, una livrea, la Roulette Green è veramente fantastica. Cioè Triumph ogni tanto butta fuori un colore un po' a sorpresa. E riesce sempre ad azzeccarlo, un po' come è stato per il colore bio-orange, arancione, tempo fa. Adesso è la volta di questo verde, un po' un verde evidenziatore, no? Chiamato Roulette Green, che è veramente bello, bello, bello. Una bellissima colorazione per questa Tiger Sport 2025, che spero poi venga ripresa anche su altre moto, magari a breve, magari per il prossimo anno. Comunque, Tiger Sport, ragazzi, parliamo ovviamente della turistica, della casa inglese, una moto che fa concorrenza diretta, per esempio, alla Tracer 7, che è la turistica della Yamaha, dalla sua Triumph al motore con più potenza e un'ottima ciclistica, poi comunque da vedere anche molto bella. Comunque, a parte questo, qui di fianco vi lascio qualche immagine. Questa è la nuova Tiger Sport 60 2025, disponibile in 4 diverse colorazioni. Ora state vedendo la colorazione, quella nuova Roulette Green, che secondo me è veramente bellissima, con la scritta 660 lateralmente zona serbatoio, che fa veramente molta scena. Per quanto concerne le novità rispetto alla versione 2024, quindi motore è sempre lo stesso, ciclistiche invariate, vi dicendo, però di serie vi danno più cose. Di serie infatti adesso avete il cruise control, avete il cambio elettronico up e down di serie, avete il traction control e ABS cornering di serie. Arriva un terzo riding mode chiamato Sport, quindi di serie avete il Rain e il Road come al solito, ma anche lo Sport e Connectivity Unity sempre di serie. Quindi fondamentalmente la moto ha un pacchetto elettronico più completo di serie, quindi meno cose che si vanno a pagare a parte, tutto il resto rimane invariato, quindi motore e via dicendo. Ecco, dicevo, questa è la prima colorazione. A me piace veramente tantissimo, cioè sicuramente al 100% sarebbe la versione di colore che io andrei a comprare. La seconda colorazione invece è la Carnival Red, già visto questo rosso un pochettino non troppo acceso, un po' smorto, un po' rosso diciamo scuro sangue, con la scritta comunque 660 sempre lateralmente, tanto è arrivato anche Romeo a farci compagnia non so bene per quanto tempo. Poi abbiamo la terza colorazione, che è la Crystal White, colorazione quindi quella chiara, tendente al bianco, che non mi fa impazzire, ma non è neanche brutta. E la quarta invece è la Safari Black, ovvero quella nera. Quattro diverse colorazioni, due diversi prezzi, che poi vi dirò insomma tra poco. Comunque i prezzi rimasti invariati rispetto all'anno scorso. Già questa è una cosa molto positiva da far notare, visto che non tutte le case hanno seguito questa politica aziendale, cioè soprattutto stesso prezzo ma con più cose rispetto all'anno scorso. Sicuramente è una cosa positiva, cioè da elogiare, sicuramente questo è in dubbio. Invece, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, allora la moto, dicevo, già la conosciamo, comunque ve la vado un po' a rispiegare. Monta il motore 660 di cilindrata, è un 3 cilindri con una potenza di 81 cavalli e 10.250 giri, mentre la coppia è 64 Nm a 6.250 giri, che è il motore montato anche per esempio sulla Trident 660, una moto che ho provato in quel di Milano, mi sembra 2 o 3 anni fa, quindi il monitor di fianco se vi interessa
Sono io per l'appunto che sto facendo la prova, che c'è anche sul canale YouTube, una moto interessantissima come Naked, secondo me è la migliore tra le entry level. Adesso sì, è arrivata la Yamaha nuova, però anche soltanto per design, secondo me è veramente una moto, una piccola perla la Trident S60. Detto questo, comunque, stavo dicendo motore, ecco, motore 81 cavalli. Per quanto riguarda invece il peso, 207 kg in marcia, neanche tanti per una moto di questo tipo. Altezza sella 835 mm e serbatoio 7 litri. Ciclistica telaio che in acciaio, forcellone, vibraccio. Sospensioni firmate Showa anteriore e posteriore con la forcella stile rovesciati da 40 mm Showa e il mono Showa regolabile. L'impianto frenante con doppio disco anteriore è un 310 mm con pinza radiale a 4 pistoncini firmata Nissin. Al posteriore il sito indica Brembo singolo disco 255 mm con pita singolo pistoncino, gommata 120 e a posteriore 180 con le Michelin Road 5, ABS presente con funzione cornering di serie a questo giro. La strumentazione, vabbè, la strumentazione ragazzi, lo schermo TFT è sempre la stessa, è una strumentazione che secondo me ormai sta di vecchio, cioè fermiamoci un paio di minuti a parlare di nuovo di questa strumentazione nella speranza che Triumph veda questo video, magari cerchi un attimo di aprire le orecchie. La strumentazione, ragazzi, è sempre la solita, no? Montata anche sulla Trident o sulla addirittura la Speedtwin, se non ricordo male, la nuova 1200 monta questa strumentazione e anche sulla Tiger Sport 800 c'è questa strumentazione, no? È un mix tra un display TFT, quello rettangolare posto più in basso, e uno schermo semicircolare in alto LCD, no? Con tanta plastica che fa da cornice. Non è un display unico come magari potrebbe sembrare dalla foto TFT, no? Sono due display annegati in questa plastica nera, no? Ora io dico, nel 2025 cercare di alzare il prezzo anche di 100 euro, ma proporre uno schermo nuovo, più moderno, secondo me ci potrebbe anche stare, perché è ok che di serie nel 2025 questa moto guadagna la connectivity unit, quindi connessione Bluetooth tra smartphone e moto, quindi si può utilizzare la navigazione torna e torna, quindi il navigatore si può utilizzare. Però avere un bello schermo tutto tondo TFT, magari 4-5 pollici, con il tuo bel navigatore, con una bella mappa, capite, non sarebbe male. Se lo ha fatto Royal Enfield sull'Himalayan 450, non capisco come faccia Triumph a non poter fare questa cosa, cioè sta male, nel senso, nel 2025 questa strumentazione sta male, poi cioè, non ci sono scuse, non ci sono scuse, cioè sta male, cioè nel senso è una piccola cosa che magari per tanti è stupida, però vi dico, stupida fino a un certo punto, cioè se volete andare in giro con questa moto, no? È una turistica, magari in due, farvi dei viaggi. Cioè, volete mettere la comodità di uno schermo con un bel navigatore stile mappe di Google invece che utilizzare la connessione Bluetooth con l'interfono che vi dice magari con le frecce dove girare, che ce l'ho io sull'Hornet ed è oscena. Cioè, è una piccola cosa, ma neanche tanto piccola, ecco, se vogliamo, no? E quindi Triumph butta fuori uno schermo nuovo. Triumph deve sentire chi gli fa gli schermi in Nord Italia, una certa azienda, e dire fatemi uno schermo nuovo. Cioè, nel senso, lo deve fare perché il 2025, se lo fa Royal Enfield, se te lo fanno la Benda, se te lo fa Voce, se te lo fa CF Moto, cioè sei l'unica che è rimasta a fare uno schermo di questo tipo. Su una moto da 7.000 euro posso ancora capire, ma su moto da 10-15.000 euro anche basta. Quindi questo schermo, parer mio, anche basta, anche perché le scritte sono un po' piccoline, no? E a me non piace, quindi questa strumentazione qua andrebbe aggiornata. Cioè preferirei vedere il prezzo aumentare di 200 euro, ma avere uno schermo aggiornato. Poi fai uno schermo solo e lo metti sull'intera gamma piuttosto, ma cambiare questo perché secondo me è veramente è diventato un po' antidiluviano. E poi come pacchetto elettronico invece c'è RedBewire, c'è Traction Control Cornering, per l'appunto l'ABS Cornering, Quick Shifter Up e Down di serie, Riding Mode sono tre, Sport nuovo, Rain Road e Connectivity Unity, basta, cioè questa qua ragazzi è la moto e fare full LED con luce di posizione anche. Prezzi, due prezzi diversi. Allora la versione di colore meno costosa è la Sapphire Black, quella nera. Vedete il prezzo qui di fianco a partire da 9.495 euro, 9.500 euro. Mentre le altre tre colorazioni, la Roulette Green, la
Bellissima, veramente complimenti a Triumph per questa colorazione, veramente fantastica, bella, 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 molto giovanile, molto bella da vedere, colpisce l'occhio, no? Di chi guarda, bellissima. Poi la Carnival Red e la Crystal White, 100 euro in più, 9.595 euro a partire da, no? Sono dei prezzi onesti, assolutamente sì, se già comunque la moto l'anno scorso era apprezzabile, nel 2024, adesso lo è ancora di più, a maggior ragione, però il prezzo è invariato e in tutta onestà vi dico, la preferisco rispetto all'attuale concorrente Tracer 7, ma la preferisco anche rispetto, se vogliamo, alla TRK o quelle moto lì, no? Quelle moto, diciamo, stradali turistiche. Bella, una bellissima moto secondo me, la Tiger Sport. L'unico piccolo neo, ottima la ciclistica, anche il motore, poi l'ho provato sulla Trident, è veramente un bel motore, no? Con tanta ripresa, fa anche un bel sound. L'unico piccolo neo di tutto questo, no? Quindi ottimo motore, facile anche per chi magari non è molto esperto, ma comunque godibile anche per chi magari ha più esperienza. Un'ottima ciclistica, no? Nissin, Showa, Brembo posteriore, ottime anche le gomme, comunque sulle Michelin Road 5, un bel pacchetto elettronico, con i shifter di serie, quindi tutto bello, tutto bello. L'unico piccolo neo, quella maledetta strumentazione che veramente rovina un po', ma è una cosa un po' da nerd, ma neanche tanto. Ripeto, avere uno schermo più grosso, TFT unico, sarebbe un vantaggio. Comunque, tanto che guidi, vedi la mappa, ti distrae la mappa, magari un navigatore con la mappa, sì, magari ti può distrarre, però dai, non scherziamo. Cioè, quando mettete il supporto Quad Lock, guardate il vostro telefono per usare il navigatore, comunque vi distraete, se nel senso vi distraete fino a un certo punto, però è una comodità avere uno schermo con aggiornato nuovo con un navigatore. Quindi l'unico nero secondo me dell'intero progetto è quello. Per il resto complimenti Triumph, la moto è sempre veramente molto bella, con un prezzo azzeccato, ricordandoci che comunque è una Triumph, non è... Cioè Triumph non è una Honda, capite, che magari assorbe i costi di sviluppo. Non nello stesso modo di una Honda o di una Yamaha, nel senso come azienda non è grossa, è strutturata come una Honda, Yamaha, Kawasaki, quindi Triumph comunque più piccolina, nonostante questo la moto è interessantissima, secondo me è una delle migliori, cioè a queste cifre secondo me è probabilmente anche la migliore. La proverò se riesco, ma non lo so, magari il prossimo anno se riesco vado a Milano e provo la Tiger Sport 800, costa un pochettino di più, magari potrebbe essere un po' più idonea per chi magari non sa cosa prendere tra la Tracer 9 e la Tiger Sport 800. Vedremo, comunque proverò la Tiger Sport questo prossimo anno. Da questo video è tutto, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa versione nuova 2025, se vi piace, se non vi piace, questa nuova colorazione, la green, se vi attizza, come attizza me, se vi piace, e se avete comprato la Tiger Sport 60, sarebbe interessante un vostro parere, un vostro commento, feedback da parte vostra, no? Come vi trovate, pregi, difetti, se avete avuto problemi, se tutto fila liscio, se la consigliereste, se la ricomprereste, tutti consigli utilissimi per chi magari è interessato all'acquisto, perché io vi ripeto sempre, le cose ve le dico per come le, insomma, le dice Triumph, ve le riporto, le schede tecniche, però poi è molte volte più importante magari un commento di chi la moto effettivamente ce l'ha, nel senso, no? Che vi spiega bene i pregi e i difetti, vi dice. Tutto come sempre, Erika, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!